Festival del giornalismo di Perugia, presente anche Giornalisti nell'erba con il suo workshop Te li ho dati. Numeri, algoritmi, medie, mediane e correlazioni. I report forniti dal mondo scientifico non sono per nulla uno scherzo, basta al giornalista, perché è il suo compito, raccontarli al grande pubblico. Quindi, come scovare una notizia in una tabella piena di dati? È la risposta che abbiamo cercato di dare insieme a scienziati, grafici, giornalisti e strumenti Google. Durante il workshop moderato dal direttore di Giornalisti nell'erba Paola Bolaffio, si è partiti dai dati climatici della NASA. Grazie all'aiuto degli scienziati Giovanni Mazzitelli e Gianmaria Sannino, siamo riusciti ad estrapolarli e a metterli a disposizione della giornalista scientifica Elisabetta Tola e di Davide De Angelis, grafico e nostro art director. Una volta resi maggiormente fruibili, è bastato usare Excel o altri strumenti per creare grafici facilmente leggibili. Obiettivo? Comparare la situazione reale con il peggior e il miglior scenario climatico realizzato dall'IPCC, l'ente scientifico di supporto alle conferenze sul clima. E qual è la notizia che abbiamo trovato? Che le emissioni gas serra nel mondo, in questo momento, si muovono su una linea addirittura peggiore rispetto alla peggior previsione dell'IPCC.